Grevigliasco, stiamo entrando in Grevigliasco, un paese ben noto a me, soprattutto perché qui sono venuto tante volte in municipio, inaugurazioni, attività, iniziative. Ecco, facciamo sta salita. Entriamo nel cuore di Grevigliasco. Allora, sono qui a Grevigliasco, siamo giunti nel paese, vedo che questo è il paese delle ciliegie e io ritorno volentieri perché ci sono stato tante volte quando nella mia funzione precedente. Ora andrò su a consegnare il nostro libro dei sogni, che rappresenta un po' una proposta per rilanciare questo territorio e cercare di fare qualcosa per recuperare anche sul piano lavorativo, dell'occupazione, dello sviluppo, una terra che è meravigliosa ma che in questo momento ha bisogno di un rilancio, di una spinta. Seguitemi. Consegnando la documentazione e speriamo che sia un seme positivo che cresca un attimo lungo la strada che da Grevigliasco a Vacelle nel mio viaggio, perché ho visto proprio la bellezza di questa immagine. Questo per dare un'idea della bellezza di queste vallate e dell'importanza di valorizzare, di tenere presenti anche i valori ambientali che stanno diventando importanti per il turismo e quindi anche per l'economia. L'elemento, diciamo, dell'industria turistica è un fenomeno nuovo per il quale dobbiamo stare molto attenti, in quanto si sta rivelando una nuova fonte di possibilità, anche non solo in campo turistico, ma anche nel campo degli investimenti di un certo tipo di industria nuova. Proseguiamo il viaggio. Sono arrivato a Celle in Omondo e sono venuto proprio sul piazzale della chiesa, una chiesa che ho sempre visto da lontano, modesta, ma che è come un emblema, un simbolo bianca che si vede da in grande lontananza. Salendo di là. Vediamo questo municipio pieno di fiori. Verso Antignano, da Celle in Omondo. Ecco, siamo arrivati nella piazza principale di Antignano e ci sono dei lavori in corso proprio di sistemazione della piazza. Si vede la bella chiesa, ma noi ci rechiamo in municipio per portare il nostro libretto da consegnare al sindaco. Stiamo entrando in San Martino Alfieri, noto anche per il suo bellissimo castello dei Marchesi di Alfieri. Ecco, stiamo facendo un visuale un po' panoramica. Sono i bambini dell'asilo che provano i canti. C'è un bel asilo dei bambini. Questo è un paese di... Sono qui dal sindaco Gamba per portare il mio libro dei sogni, che è quella proposta che vede nei comuni la forza vitale per cercare di introdurre degli elementi di miglioramento della situazione, cioè di rilancio di questo nostro bel territorio. Qui siamo in un comune bellissimo, siamo di fronte a una realtà che può insegnarci molte cose e quindi speriamo ci dia una mano in questo percorso, che vedo unità almeno da parte dei sindaci. Bene, grazie. Se lo puoi dare ai tuoi consiglieri? Assolutamente sì, abbiamo il consiglio la settimana prossima. Bene, tante cose belle, auguri. Grazie, Giorgio. Poco, si vede poco poco. Che meraviglia dappertutto, guardate. Sono qui a Govone, sono uscito dalla provincia, perché poi farò anche tutti i comuni intorno ad Asti, vicino a noi, tra Asti, Alba, eccetera, che fanno parte dell'UNESCO, perché questa è una campagna che bisogna fare assolutamente per valorizzare il nostro territorio e unire queste forze. Qui siamo davanti a uno spettacolo straordinario. Seguitemi nel castello, dove ha sede anche il municipio e dove andrò dal sindaco per continuare a portare il nostro, diciamo così, il nostro verbo, le nostre convinzioni, i nostri progetti, che sono dei sogni realizzabili. Io dico, questo, ho incontrato questi due signori dalla Danimarca, yeah, che fanno parte di quel gruppo che gira per i nostri territori bellissimi ed è un esempio occasionale, ma sono in tanti, in tanti, in tanti.
e noi ci daremo da fare per offrire anche questa opportunità. The opportunity. Yes. Exactly. Grazie. Yeah, yeah, you're welcome. Thank you. Thank you. Dicevo, negli anni in cui c'è stato questo boom edilizio, parliamo di anni 60, anni 70, dove qui forse Govone, allora non c'erano i soldi, c'è lo storico, l'abbiamo riportato. Dove non c'erano i soldi sono riusciti a tenerci. E adesso ce lo teniamo e la regione comunque sta giù dando un valore aggiunto davanti all'ingresso del municipio. Esatto, davanti all'ingresso del municipio col sindaco, tenendo conto che io ho portato dal mio territorio, sì, vabbè, ma Govone nel cuore. Di poco, e poi ci sentiamo uniti da un unico disegno, certo. Qui non ci sono più le separazioni, certo. Perché insieme dobbiamo raccogliere denaro dalla regione e dall'Europa e valorizzare questi territori che sono un paradiso. Mi trovo perfettamente d'accordo, grazie. Ti saluto, grazie. Adesso prendiamo un paese che apprezzo molto, nel quale sono venuto tante volte, c'erano mercati, esposizione di bovini, tante cose belle. E poi è una posizione interessante ed è distribuito in vario modo su questo, su questi cuzzoli di vario genere. Ora salirò dal sindaco di questo bel palazzo palladiano per consegnare il nostro libro dei sogni.